Però penso che renda l'idea. Guardate questa, sembra la casa di Elisa di Rivombrosa. E adesso vi faccio vedere la casa, bellissima. Cioè, volete dire, ragazzi, non volete fare un bel barbecue con gli amici qui? Di Vado a Vivere in America, benvenuti in nuovo video. Abbiamo buttato l'immondizia e siamo pronti, stiamo uscendo di casa. Oggi è arrivato il momento, vi voglio far vedere le vere ville americane, quelle che si vedono nei film, gigantesche, con dei prati enormi davanti. Spesso vediamo i palazzi di Manhattan, appartamenti spettacolari, ville riva al mare a Miami o a Los Angeles, ma andiamo a vedere le vere case della vera America qui fuori Nashville. Andiamo. Ma prima di andare facciamo un piccolo pit stop da Starbucks, caffettino, si va. Caffettino, siamo in strada, ragazzi, siamo appena fuori Nashville, in realtà facciamo ancora parte della città, ma siamo in un quartiere adiacente dove viviamo che si chiama Belmade, e adesso vi portiamo a vedere le mega ville americane. Quindi oggi vedremo questa zona qui e poi anche Brentwood. Ci sono un sacco di persone famose che abitano a Nashville, pensate a personaggi come Taylor Swift, Nicole Kidman. E poi anche Miley Cyrus ha abitato qui a Nashville. E poi, per non parlare di tutti gli artisti country, che è una musica che noi in Italia non l'ascoltiamo molto in realtà, qui è popolarissima negli Stati Uniti e devo dire che non ci dispiace. Hanno di fronte il campo da golf. Pensate un pochino, e questa, Cami, che strada è? Spiega un pochino ai ragazzi. Questa è la strada che faccio io praticamente tutti i giorni per andare a lavorare, e nonostante io la faccia tutti i giorni e quindi veda le stesse case tutti i giorni rimango esterrefatta dell'immensità di alcune case. Cioè, guardate questa che bella. Queste case sono pazzesche, ragazzi, vi posso garantire, spero che dal video possa passare questa qua. Guardate che bestia di casa. Cioè, nel senso, spero che questo video in realtà renda l'idea, perché comunque sia con una telecamera vi posso garantire che non è la stessa cosa. Cioè, essere qui è allo stesso tempo un mix tra stupefacente e, non lo so, assurdo. È veramente, sono case enormi. Case normali, nel senso, non solo le mansion che magari si vedono enormi, però vogliamo partire prima da queste qua, consideriamole piccoline, che non sono piccoline, vi posso garantire sono enormi, queste sono già più grandi della casa, della villa media italiana, queste sono già tre volte tanto, ve lo posso garantire. Ma poi andremo a Brentwood, e a Brentwood, dove ci sono proprio veramente i personaggi famosi, vedrete che villazze. Questa è bellissima e è divertente come ogni settimana, una cosa come almeno due volte alla settimana, ci sono i giardinieri che tagliano il giardino di queste case. Queste sono un po' più normali, di queste case. Ed ecco perché appunto i giardini sono tutti così curati. Non crediate che i giardini li tagliano i padroni di casa, perché proprio no. Ti posso garantire che ci sono gli squadroni di giardinieri che vengono a tagliare il prato e a tenerli puliti a qualsiasi ora del giorno, cioè anche alle 2 di pomeriggio con 40 gradi loro tagliano l'erba. Ma poi spieghiamo squadroni, cioè quando Camilla dice squadroni, sono degli squadroni veramente, si parla di 5-6 giardinieri.
poi vedete questo modello qui, piano, su un piano solo, sono quelle un pochino più vecchie, però guardate subito dopo, queste qui sono già più moderne, questa qua in mezzo, quindi questa è già la via di mezzo, e invece quella che vedete ora sono proprio quelle nuovissime, e avete visto proprio la scala di come siano cambiate, sono delle regge a tutti gli effetti. Cammi, fai vedere la strada davanti, guardate il quartiere com'è carino, è proprio una vietta, e guardate a destra le case, guardate subito a destra, guardate qui, è proprio così, tutte le cassette della posta una in fila all'altra, guardate che villa, ragazzi. Cioè, in quante persone devono essere ad abitare qua dentro? Questa è la domanda che noi ci facciamo, scrivetemelo nei commenti, ma quante persone abitano in queste case? Allora, c'è da dire una cosa, in media le famiglie americane sono più numerose di quelle italiane. Sì, in media 3-4 figli a famiglia, guardate questa che bella. Però anche se sono 3-4 figli a famiglia, da. Siamo sinceri, ma quante stanze ha una casa del genere? Cioè, voglio dire, sono enormi. Cercheremo poi, adesso cercherò di informarmi e capire se posso vederne una. Ecco, questa è già un pochino più moderna. Guardate che belle, ma sono bellissime, bellissime. Guardate queste, ecco, queste fatte così sono le mie preferite. Un po' sì, mattone, pietra. E poi hanno degli alberi super belli e anche enormi alcune, cioè alberi che sono datati, quindi vuol dire che sono case comunque sia che sono state costruite in zone dove poi hanno mantenuto anche la vegetazione locale. Poi se avete notato, in quasi tutte c'è, cioè, la tipica bandiera americana fuori. La bandiera americana, ragazzi, l'ho già detto in diversi video, è una cosa unica, c'è dappertutto, loro amano l'America, amano gli Stati Uniti, amano la loro nazione. Se vi state chiedendo quanto costano queste case, allora qui siamo su una cifra di circa 5 milioni di dollari. Queste case vanno più o meno dalle più piccoline sui 2 milioni e mezzo, 3 milioni, fino a 5, 6 e anche 10 milioni di dollari. Ovviamente il prezzo, ragazzi, lo sappiamo perché io e Cami stiamo cercando da comprare casa qui negli Stati Uniti e ci siamo informati. No, sto scherzando. Sicuro proprio. Cifre impossibili. Tra l'altro, che lavoro deve fare una persona per potersi permettere una casa del genere? Guardate qua, questa è in costruzione, guardate. Cioè immensa. Immensa, cioè, guarda, immensa. Sembra l'entrata della Casa Bianca adesso, non per dire. Quanti figli devi avere? Non lo so, non lo so, ma poi soprattutto che lavoro devi fare? Cioè, ragazzi, per permettersi una casa del genere che costa 10 milioni di dollari, ma che lavoro devi fare? Io non lo so, saranno chirurghi, no, non lo so, non ne ho idea, dico dei businessmen, probabilmente persone che lavorano in finanza. Guardate queste che arrivano adesso, queste sono moderne, nuovissime, nuove, queste l'hanno appena costruite quando ci siamo spostati. Guardate che belle, io le adoro, sono spettacolari queste qui moderne, mi ricordano quelle di John Wick nel film. Sì, a me non piacciono tantissimo, ragazzi, io sono più per il questo per modelli il qua, giusto? Per questi modelli sì, qua. Sì, esatto, che comunque vorrei dire 5 milioni di dollari io li pagherei coi soldi del Monopoli. Ecco, quelle che vedete adesso, queste qui nuove, le ho proprio cercate, sono sì. 4 milioni e 500 mila dollari l'una. Sta roba. Bellissime, no, bellissime. Troppo scura. Troppo belle, belle, belle. Magari il colore, hai ragione, Cami, questionabile, ma fatta così moderna, futuristica, l'adoro. Magari poi voi vi chiedete sempre cosa fa Azzurra mentre noi facciamo i video. Ecco, Azzurra sta facendo qui. Sta dormendo, quindi noi siamo tranquilli a girare e andiamo in un'altra zona. Adesso ci spostiamo e andiamo a Brentwood. A dopo. Quindi andiamo a vedere le mansion, quella ancora più grossa. Eccoci arrivati a Brentwood, guardate solo che villa, guardate che mansion, ragazzi, è mostruosamente grande, cioè guardate che reggia, dai, guardate che roba, bellissima, cioè bellissima, guardate qui, sono tutte belle, non ce n'è una brutta, sono tutte bellissime. Ci sono un po' gli alberi che coprono, ragazzi. Però penso che renda l'idea, guardate questa, sembra la casa di Elisa di Rivombrosa.
Guardate amici, questa è una mansion, guardate l'ingresso spettacolare. Ci siamo parcheggiati e fermati perché proprio lungo la strada abbiamo visto un cartello che diceva che c'è una di queste in vendita. Ci sono tutte le macchine parcheggiate qua lungo il bordo della strada e sicuramente saranno entrati a vedere la casa e giustamente lo faremo anche noi. Guardate, questa è la casa. Qui ci sono tutte le macchine parcheggiate e vedo che c'è gente che si sta portando via degli oggetti, quindi a questo punto allora stanno vendendo l'arredamento. Guardate amici, siamo dentro la casa e ci sono tutti gli oggetti in vendita. Se si vuole usare il POS bisogna spendere minimo $20 e adesso vi faccio vedere la casa, bellissima. Amici, c'è una cucina, quella che vedete qui, una cucina nella cucina. Cioè noi siamo ancora nella cucina ma c'è un'altra cucina. E guardate questa dispensa che bella. Guardate, questo è il garage, ragazzi, guardate. Cioè guardate che bella area barbecue. Cioè volete dire, ragazzi, non volete fare un bel barbecue con gli amici qui? E qua avete la piscina ozza, tra l'altro sto filmando in grand'angolo perché è da vedere. E guardate, dal salotto lì si vede proprio la piscina e tutto il resto. E qui la sera potete accendere un bel fuocherello, stare qui a parlare con gli amici. E vedete, tutto in vendita, anche queste seggiole. Infatti se vedete, guardate, questa è stata venduta $290 per $299 tutti e quattro i pezzi, quindi queste quattro qua. Tra l'altro qui guardate, queste sono zanzariere, in modo che da dentro, dal salotto, si possono aprire le porte e lasciare la zanzaria che non entrino insetti e avere comunque tutto aperto con l'esterno. Questa è la veranda, guardate la veranda. Come vedete qualcuno ha comprato qualcosa con il carrellino, lo portano via. Eccolo qua. Adesso saliamo le scale e andiamo su. Amici, delirio, delirio, una signora mi ha chiesto se le portavo giù uno specchio qua. Un disastro. Qui siamo al piano superiore. Qui infatti dalla finestra si vedono le macchine di chi sta visitando. Qui c'è un bellissimo biliardo. Questo non è in vendita, come vedete, not for sale. Chiaramente qui ci sono le stecche, un po' di giochi. Esatto, tutto vuoto perché stanno svuotando la casa, perché è in vendita e quindi vendono anche tutto quello che c'era dentro. Guardate la vista. Ragazzi, è pazzesco, cioè questa casa è completamente aperta, c'è gente che entra e stanno portando via di tutto, cioè si può proprio prendere, infatti se guardate, ogni cosa è prezzata, guardate, ogni cosa è prezzata, questo $3, un sottobicchiere, tra l'altro è già stato anche rotto, però comunque sia, è così, guardate qua, qui c'è un bagno comunicante, tra l'altro, quindi questa è una stanza. Ok, lì c'è un bagno che collega con le altre stanze di là. Poi qui cabina armadio. Andiamo di qua, dove c'è un'altra stanza. Con questo mega lettone. Armadio a muro. Come sapete qui in America vanno tanto gli armadi a muri, non vanno tanto invece gli armadi normali. E poi qui c'è un bagno. Guardate che bello. E infatti anche questo cappellino, $35. Dalla salotto si può salire e guardate qua da sopra si può vedere proprio sotto, guardate qua, bello, bellissimo. Posso commentare dicendo che è folle questa cosa, cioè prima c'era uno specchio in un punto e adesso non c'è più perché ho visto la signora che stanno prendendo via. Portano via, cioè, tutto è assurda questa cosa, assurdo. Ma la casa era bellissima, in realtà era grande, veramente grande, non esageratamente, comunque pazzesco, sono rimasto positivamente colpito dalla gentilezza anche dei proprietari e poi vabbè dell'agenzia che ha in carico la vendita della casa e quindi sono loro che hanno prezzato tutti gli oggetti e parlando con i proprietari abbiamo chiesto, hanno fatto un prezzario. Sul lungo questa strada ci sono altre mansion che adesso vi voglio far vedere, infatti sto facendo un pezzetto a piedi e ve le faccio vedere.
guardate questa qui, e dietro c'è il vialetto che passa dietro e vanno, hanno i cavalli e hanno tutti i garage anche. Invece guardate qui, eccoci qua. Cioè, non so se rende, provo a zoomare un pochino, ma guardate la casa quanto è grande e guardate lì anche i parcheggi con i garage. Bellissimo, guardate il prato, è perfettamente tagliato, perfettamente, super perfetto. Cioè, guardate che bello. Ragazzi, sono senza parole, un po' pensate, un colpo di fortuna. Cioè, tra l'altro le case continuano, belle, Cami, fai vedere. Cioè, continuano. Comunque dicevo, sono senza parole perché è stato un colpo di fortuna pazzesco, ve lo giuro, non era programmato. Cioè, noi eravamo lungo la strada, abbiamo visto questa cosa, ci siamo infilati dentro. Per chi fosse interessato a capire la differenza di prezzo, qui siamo da una base di 20 milioni di dollari. Infatti guardate, la camper, come vedete, gira qua, Cami, eccolo lì, la casa con tutti i garage, come vedete, bellissima. Quindi, per intenderci, no, qual è la differenza tra una villa e una mansion? Questa parola che ho nominato 150 volte in questo video. La differenza sono, allora, entrambe ville cambiano le dimensioni e, ripeto di nuovo, le mansion hanno magari la dependance a parte, hanno diversi garage, hanno magari dei cavalli, degli animali, sono cose come, non saprei definirle in italiano, che tipologie di casa, così, così, delle regge, esatto. Una magione, Camilla mi dice una magione, una regge, invece le ville, vabbè, sono ville, quello lo sapete. Questa era la casa in vendita, adesso ce ne stiamo andando. Ciao amici, ci vediamo, ciao ciao. Amici, il video di oggi è finito, ci siamo concessi un bagnetto perché queste poche ore di sole qui a Nashville bisogna godersele, piove di continuo. Se mi seguite su Instagram, ragazzi, vedete le nostre disavventure con la pioggia. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. E soprattutto ricordatevi di seguire tutti i nuovi video di Vado a Vivere in America. E dopo questo vi saluto, e vi saluterò anche Camilla e Azzurra da lontano. Ciao amici!